Noi ed altre centinaia di famiglie abbiamo visto saccheggiare le nostre aziende. Spesso mi chiedevano di diventare musulmano perché secondo loro l'Islam permetteva di più. Spesso erano insistenti nelle loro richieste. George, in fuga dalla Siria con la sua famiglia per le atrocità commesse dall'ISIS nella sua terra. Rashid, pakistano, perseguitato per anni dai suoi compagni e insegnanti. Due testimoni delle persecuzioni alle quali in tutto il mondo i cristiani sono sottoposti. E ai martiri del nostro tempo è stata dedicata la veglia della solennità di Pentecoste, presieduta dall'arcivescovo di Torino, Monsignor Cesare Nosiglia, in una cattedrale gremita di fedeli. La sindone testimonia che Gesù è stato perseguitato, ucciso, e ha vinto il male con il bene, non ha risposto all'ingiustizia con l'ingiustizia, eppure era in grado di vincere, ma la croce è segno di vittoria per noi, è segno di sconfitta per chi pensa che appunto sia stato debole il Signore sulla croce. L'arcivescovo si è poi rivolto alle numerose famiglie presenti, sottolineando come la famiglia cristiana sia oggi chiamata a vivere in una condizione di alternativa alla cultura e mentalità dominanti. Io mi auguro che si prenda coscienza di ciò e si salvaguardi la famiglia sia sul piano politico che culturale e sociale, per non doversi pentire amaramente un domani di aver tagliato il ramo dell'albero della vita su cui ognuno di noi è stato innestato, solidamente sostenuto nella sua crescita. Al termine della veglia, l'intervento di Don Paolo Gentili, responsabile nazionale dell'Ufficio di Pastorale della Famiglia, in pellegrinaggio alla Sindone con i membri della Consulta Nazionale.